la mia pistola. Non doveva finire così. Fermatelo per carità di Dio. È giunta la tua ora, muori bastardo. Oh, a questo punto io e Cinto ti blocchiamo. L'ispettore ti farà sotto la paura e urlerà: ah, il pazzo, il pazzo. Ma tu sei sicuro che dici così? Sentite, voi non mi potete interrompere ogni due minuti. Tutto è studiato nei minimi particolari. L'ho detto, non sono tanto convinto che funzioni sta cosa. Uè, capisci che sceneggiatura tu? Questo è il mio mestiere. Lasciate fare a me. Ah, questo è il tuo mestiere. Chi lavora qui? Metro Goldermeier, Meduto, veramente. Ma quando mai? Chi lo manda è cupione, ma nessuno lo pensa. Non ci distraiamo, che qua dobbiamo provare. Scusate, signor regista, posso fare una domanda? Nessuna domanda, tra poco torna l'ispettore, non c'è tempo. Ma è una domanda, voleva fare. Chi sta facendo la prova? Ma chi sta facendo la prova? Signorina Olga, tutto bene? La vedo un po' perplessa. Sì, solo questa battuta. Domani un altro giorno. Cosa c'entra? Ah, 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 questa è bella. Ma anche quest'altra non c'è male. No, io mi riferivo alla battuta, mi riferivo. Questa è una delle battute più belle della storia del cinema mondiale. Voi siete la nostra Rossello Ora in via col vento. Sì, ma lo devo baciare veramente? Certo, certo, lo dovete baciare, circondere, circuire, mano per tutto parte, l'ispettore sta da grifano, un altro capicchio, niente, allora signori, cominciamo la prova, mi faccio l'ispettore! Ma posso fare la pensione? Sentami, è su Spielberg, vieni qua, io non sono d'accordo, la signorina Olga ha più battute di me. La signorina Olga ha un ruolo da protagonista nella nostra storia. E del resto, se non fosse stato per la signorina Olga e le sue conoscenze al ministero, non avremmo ottenuto che l'ispettore sarebbe tornato oggi per un'ulteriore verifica. Invece di ringraziare. Grazie, signorina Olga! Quello che ho scritto è un meccanismo perfetto. E se l'ho scritto è per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che Tonino Cardamone è pazzo. Quindi non si deve sbagliare, e per non sbagliare bisogna provare. Non ci resta che piangere, film! Bravo, bravo! Signori, comincia la prova! Muove che la tua commedia! Bene! Mamma paio! Dunque, ecco qua, bussano alla porta, Maria apre la porta. Hanno bussato? Sì, è l'ispettore. E tu che sei? L'ispettore. E già attaccato! Dico genio! Ok, sono un professionista e il professionista fa le cose per bene. Locatelli, pubblicità! È fatto, mo. È che è difficile, no, però. Dunque, la casa è vuota. Sì. Non c'è più nessuno. Ma scritto. Non c'è più nessuno. Buon Natale! Mamma mia! Tu che ci fai qua? Devi entrare in un secondo momento. Appunto, poi perché devo entrare in secondo momento? Non è che mi posso mettere in un cantuccino così mi vedo la provola. Vabbè, vai là e intervieni in un secondo momento. Ecco di già fatto. Signori, comincia la prova. Non serve niente! Chi ti mandava a me? Devi aprire Maria! Maria! Maria, vedi che ci sta una la porta che ti va cercando! A me! Vuoi arronza a Kit che mi fai prova? Certo! Scusate, che volete? Ma io sono Ettore! Ma di 70 volte da qua niente! Da dove stai chiamando? Chi sta facendo l'ispettore? Scusate, signor ispettore, chi lei se non fa perdere il cervello a me? È permesso? È permesso? È permesso? Mari, fa scendere, signore, che sta vicino a far male. Ecco, non stava lì, ma vicino a posto. Ah, è permesso, è battuto. Sì, sì, prego ispettore, accomodatevi, mi vede in forma questa mattina, vi posso offrire una tazzina di caffè, l'ho appena fatto. Oh, e d'altronde come ti pare ti dai una tazzina di caffè? Questa? Guarda, assisto, sì, grazie. È la stessa cosa, io mica posso sapere cosa direi esattamente l'ispettore, il senso più o meno è quello.
quello. Scusami, Ettorino, noi ci aspettavamo l'ingresso dell'ispettore, non di avvertarti con la carra. Tu l'hai fatto troppo grave, troppo pesante. Scivola sulla parte, scivola. Se no finisce che noi dici che noi facciamo le macchiette. Ma ho detto pure l'assistente alla regia, te. Vabbè, sì, grazie e già mannanza. Quando zucchero? Due cucchiaini, grazie. Mi dispiace per ieri. Siete arrivati in una situazione che è anche difficile da spiegare. Avete pensato sicuramente che siamo una casa di pazzi, ma quello è il pazzo, è soltanto mio fratello. Stamattina c'è? A soggetto. E che ne mo a soggetto? Ma scritto qua! Ah, soggetto significa improvvisare. Devi dire sì, c'è, ma non l'abbiamo fatto uscire. E meno male, perché stamattina non si sentiva tanto bene. Questo fa capire, l'ispettore sarà seduto qua. Tu ci porta dal fine caffè, ti metti qua e poi improvvisi. Vai a soggetto. Chi le vedo veramente, bla bla bla, ti ripicchi e ti ripaccio. La cosa importante è la battuta finale. Per oggi siamo tutti più tranquilli, perché questa è la battuta di ingresso per Ciro. Ciro, tocca a te. Ma la battuta l'hai detto tu, ma lo è a Di Marino. Mi hai riscusato, prendo Pitt. Marina ci ha battuto. E bla bla bla, e piripicchi e piripacchio. Però ci siamo tutti più tranquilli. Buongiorno, ispettore, bentornato. Ah, vedo che ti state prendendo il caffè. Maria lo fa buonissimo, ancora più buono se ci aggiungete una goccia di anice. Po', abbondo con l'anice a cui sfumammo proprio. Po', provate adesso, è buono, è vero. E a fine Romunna. Ah, sulla battuta a fine Romunna entra la signorina Olga. Maria, vai a fine la signorina Olga, vai. Vabbè, se ci prendi per questa. Buongiorno, signorina Olga, che piacere. Oh, vedo che avete ospiti. No, no. È solo l'ispettore dell'Inbus che è venuto per mio fratello. Chi? Che pazzo! Bravo! Bravo, signor Olga, bravo! Una battuta l'hai dischiattata nuova sti quattro parrucchiari! Mi porta quella grande attrice romana! Chi? Anna Magnasso! Anna Magnasso! Partito! Hai capito la genialità? Una persona estranea alla famiglia che conferma in pieno la tua follia! Ettorito, sei troppo bravo, non capisco perché non ti fanno scrivere a sera! Questo sapevo io, vabbè, a questo punto dovrei chiedervi una cortesia! Dimmi! Oh, cortesia! All'ispettore abbiamo dato l'anice e l'abbiamo stonato. Ora servirebbe qualcosa per confondergli le idee, per carità, nulla di scabroso. Ma già se gli avvicinate, gli fate sentire il vostro profumo, fate voi, a voi non mancano i mezzi. Ho capito, ci penserò io. No. Adesso che si stanno provando i movimenti, è arrivato il momento e ce l'han capo! E ce l'han capo, E mo l'ispettore che dici? Voglio morire così! Voglio morire così! Ma vedete che l'ispettore dice così! Senti, al prossimo giro faccio io l'ispettore che sono anche più sensibile da queste parti! Signori, sto facitando un po' Giambattista! Ma è la seconda passata! Alzati! Sei grosso a poco! Tocca a me! È un brutto periodo per mio fratello. Oggi pensa di essere il cavaliere di Arcole. Ieri non l'avete trovato perché pensava di essere Cristoforo Colombo. Era sceso per andarmi a comprare 3 caramelle. Bellissimo, sta fatto di gambetta! Qual è? Tre caramelle! Qual è, abbattuto? L'ho messa a posto dell'ispettore di settembre, Non è finito, Ciro, non ti distrarre, Non ti distrarre, Don Dante! Sì, ecco, scusa. E questo è niente, l'altro giorno pensava di essere Caligola e io avessi fatto un cavallo! Un cavallo! Ma questa è un'altra battuta! E qua l'abbiamo stemperato del tutto, l'ispettore! Vabbè, a questo punto l'ispettore dirà che deve fare delle domande, tu Maria! A questo ci pensiamo noi! Silenzio! Eccolo! Eccolo! Che è tra di? Torino! E che fa? Tu! Non ci distraiamo! Silenzio! Eccolo! Ben svegliato, cavaliere! Avete trascorso una notte tranquilla? La mia segretaria dov'è? Eccomi! Com'è la mia gente?